Allora, quarto episodio di NBA 2K, cominciamo con la terza partita di torneo. Per il momento siamo 2-0, ma questa è una gara fondamentale perché per la prima volta potremo schierare Nikola Jokic, il Joker, e tutti gli altri dei Nuggets che ci siamo guadagnati con l'ultima assegnazione. Speriamo di soffrire un po' meno sotto canestro contro Nikola Vucevic. Sicuramente vinceremo la palla a due. Vi dicevo, fatto e l'abbiamo vinta per davvero. Vi dicevo, ho fatto delle Jalen 2-0. Ho fatto delle modifiche per quanto riguarda le rotazioni, nel senso che non c'è più Jamal Murray come riserva di Kyrie Irving, che qui va a rubare il primo pallone, ma giocherà Isaiah Thomas, perché gioca meglio, tira meglio, mi ci trovo meglio, tutta una serie di storie. Gary Harris non lo voglio più vedere neanche come è fatto in cartolina, e quindi giocherà Marcus Smart, e poi ci sarà anche il mio amico Aaron Baines, perché ci voleva un taglialegna sotto canestro. Gran rimbalzo di Jaylen Brown. Cominciata bene questa partita per noi. Vediamo se il Joker. Niente, non si sblocca il Joker, che però va a portare il blocco su Kyrie Irving. Finta di andare sul blocco. Tiro di Kyrie Irving e 6-0. Parzialone per cominciare la partita. Però occhio, perché nelle prove che ho fatto, negli allenamenti che via via faccio e che non vi faccio vedere, poi se volete, se vi interessa, metterò anche quelli, ma mi sembra un po' inutile sinceramente, ho visto che ancora una volta abbiamo problemi nel quintetto di riserva, e quando entrano le riserve prendiamo dei parziali, che roba da matti. Il Joker, niente, e poi un bel fallaccio di frustrazione gli va a cavare un occhio a Nikola Vucevic. Kyrie Irving, altri due. Quando esce Kyrie abbiamo delle grosse difficoltà, però dobbiamo trovare delle alternative. Ripeto, per quello che ho visto, molto meglio Isaiah Thomas di Jamal Murray, e vediamo. Una bella giocata di Fournier, mio amico Marcus Smart, intendo, dalla panchina gli avrebbe tirato una bella legnata. Gli si è toccata 7 volte. No, non se lo meritano. Questo canestro non se lo meritano. No, ragazzi, si è difeso troppo bene. Troppo bene. Nikola Jokic, di fisico contro Vucevic. I primi due in maglia Lakers per il Joker. È un bel fallaccio. Rimbalzone di Nikola Jokic, che lancia Gordon Hayward in campo aperto, di fisico contro Aaron Gordon per il più 3. Stiamo faticando, però ci siamo, siamo lì. Il recupero di Kyrie, che poi allunga il passo e va a inchiodare di mano destra per il più 7 a 28 secondi dal termine del primo quarto. Vediamo se riusciamo a portargliene via un'altra. No. Jaylen Brown si allunga e la tocca. Gordon Hayward arresta e tiro rischiosissimo. Ho rischiato troppo. Ho rischiato troppo senza un motivo valido, per cui ci sta bene aver perso questa occasione. Non paghiamo. Finisce il primo quarto, 16-9 il parziale. Urgono delle sostituzioni, tra cui l'entrata in campo di Marcus Smart e Isaiah Thomas. La media sbaglia Jokic, Millsap al rimbalzo, ma si fa stoppare clamorosamente. Qui subiamo anche la tripla, gliela danno anche da 3, nonostante ci avesse i piedoni sulla linea, più 4. Outside for Thomas.
La tripla di Isaiah Thomas in faccia alla difesa per il più 3 allo scadere dei 24. Qui proviamo a dargli un po' di fastidio sul tiro libero. Niente, non sente niente. 2 su 2. Soffriamo, siamo a più 1. Sono entrate le riserve, ma soffriamo. Anche perché questo è basso, non può tirare di lì sotto. Tatum di fisico, niente. Ma il recupero Baines. Vucevic è una roba, cioè Vucevic è un totem lì sotto, ma non è così in realtà nell'NBA, ragazzi, non è così. Poi dice prendiamo la tripla in transizione, ma per forza, c'è Vucevic che pare Will Chamberlain. Guardalo lì, recupera in difesa, stoppa, fa di tutto. E Baines è tosto, Baines è uno che non ci vorresti avere niente a che fare con Baines. E poi segna col fallo Isaiah Thomas. E io ve l'ho detto, ragazzi, perché Murray è più grosso, c'ha anche tecnica, tira bene, però questo, a questo proprio gli girano, cioè gli fumano. Occhio. Guardalo lì, ora lo stoppano. Niente, Isaiah Thomas. E la difesa alla fine, il brusio del pubblico. Vediamo se si riesce a fargli bissare l'errore. Niente. Va bene, più 4. 16 secondi, chiudiamo palla in mano e il pallone del possibile vantaggio. Jason Tatum ad attaccare contro Isaac. 5 secondi, arriva il blocco, arresto, tiro di Tatum, non va. 28 pari, intervallo della partita. Balla il lavoro, Isaiah Thomas c'ha di già il fuoco appena rientrato dalla panchina. Bravo Tatum ad attaccare il canestro, anche da lontano, non importa, bisogna essere aggressivi, anche perché li stiamo soffrendo troppo. Tiri liberi, mi dà una noia quando sbagliano i tiri liberi. Ma no, ma gliela picchiata addosso nel ginocchio, se visto bene. Farei anche il replay, ma tanto non me la danno uguale. Well, the reach, the timing, Vucevic using all of that 7-4 wingspan to turn that shot away. Ci si è fatta. Quanta sofferenza però, mio Nikola Jokic. Jokic sbaglia dei tiri da sotto che ti verrebbe da tirargli il joystick. Ma com'è possibile? Kyrie Irving dalla media per il meno 4, ma stiamo soffrendo in una maniera allucinante. Per Kyrie Irving, il Joker, la tripla del meno 1 di Irving. Kyrie Irving, una tripla senza senso, il suo stesso rimbalzo in attacco e la tripla del pareggio, 39 pari alla fine del terzo quarto. Il recupero di Kyrie in contropiede, stoppato canestro e fallo di Kyrie Irving, più 2. E poi sbaglia il tiro libero. Ma come si fa a sbagliare quello? Il recupero di Kyrie che poi appoggia il più 4. E il pallone in tribuna, li mandiamo in confusione. Più 4, palla in mano, 4 minuti dal termine. Dovremmo pensare anche di cambiare Irving tra poco.
If the ball over Hayward. Here's Gordon and la stoppata di Al Horford, che lancia Jaylen Brown in contropiede, prova a evitare l'intervento di Vucevic, che però in quanto nuovo manutable è invalicabile. E qui subiamo due punti. Questi erano scritti. Fallo, fallo, ma dove fallo? Si è stoppato da solo col ferro. Ma come si fa? Infatti non gli dà neanche i tiri liberi perché si è vergognato. Gran palla di Thomas, freddo Aaron Baines, il nostro boscaiolo sotto canestro. Si tira malissimo, 35% dal campo. Isaiah Thomas, freddo, freddissimo. Decimo punto, gran giocatore, grande giocatore. La recupera Smart che lancia Gordon Hayward, più 3 a un minuto dalla fine, una prova di orgoglio di Marcus Smart per Gordon Hayward. Gliel'ha data proprio in mano. Ma come si fa? Kyrie Irving, 17 secondi più 1. Fallo speso volutamente per avere l'ultimo tiro e sbaglia DJ Augustin. Non so se siete d'accordo con la mia scelta, ma me la son sentita così. Mette il secondo. 13 secondi per vincere la partita. Non chiamo neanche time out. Kyrie Irving c'ha il simbolo del freddo, però è Kyrie Irving. Jokic sets the screen for Irving. Over Augustine. Non va. E allora, supplementari, 51 pari. Abbiamo gestito malissimo gli ultimi possessi, però abbiamo ancora una chance per portarla a casa. 51 pari, tempi supplementari, overtime. Da casa sua Kyrie Irving per il più 5. Ha giocato malissimo gli ultimi possessi dei regolamentari, però nel supplementare sta provando a venire fuori da protagonista. Qui un fallo inesistente, ma non importa. 29 di Kyrie. Vabbè, se mi giochi l'alley-oop nel supplementare a 2 dalla fine con tutta la difesa nel mezzo, che ti posso fare? Bravo. Questo però era fallo, Ma ball don't lie, e la recuperiamo e andiamo a segnare con Kyrie Irving, che arriva al trentello e ci porta di nuovo sul più 5. Gran giocata di Vucevic, niente da dire. Nikola Jokic, rimbalzo e canestro per il più 5, di nuovo, sono pronti i due cambi, torna IT. Ma alla fine il Joker ci mette la manina, vediamo se ce la facesse anche a chiudere Nikola Jokic. Il Joker ha subito tantissimo Vucevic, però potrebbe aver fatto la cosa più importante in questa azione. Va bene, potevamo tenerla anche un po' di più, però era solo. Tripla di DJ Augustin, ma me l'aspettavo. Ovviamente, fallo sistematico, 14 secondi a Isaiah Thomas in lunetta. Segna il primo. Questo darebbe due possessi. 2 su 2, glaciale a Isaiah Thomas. 14 secondi, niente fallo adesso. Non se la sentono di tirare, e allora abbiamo vinto. Guardavo il punteggio perché pensavo che fossero in vantaggio loro, le anomalie del computer, ma la portiamo a casa, 6-4, 6-0.
Vittoria fondamentale, rocambolesca, all'overtime, ma comunque 64-60 che vale il 3-0. Vi ricordo che la serie è ancora tutta in bilico, perché stando al regolamento, se per ipotesi i Golden State Warriors vincessero la prossima partita, guadagnerebbero un punto e quindi andrebbero a più uno, ma ne toglierebbero anche uno a noi, che quindi andremmo a 2 e 2 a 1, sarebbe ancora tutta da giocare. Comunque sia, qui vedete che accanto ad ogni classifica il giocatore che ha il pallone accanto è quello che ha ottenuto la vittoria, diciamo il premio di migliore in quella categoria per quanto riguarda l'ultima partita giocata. In particolare mi interessa Mo Bamba, che ha stabilito il record, eccolo qua su, col pallone accanto, di 10 rimbalzi catturati in una sola partita. Comunque sia, gli aggiornamenti delle classifiche li vedete da soli, non ci sono grossissime novità in vetta, anzi nessuna novità, per cui mi sembra arrivato il momento di dedicarci finalmente alla quarta assegnazione. Un'assegnazione durante la quale ci giocheremo gli Utah Jazz. E allora, quarta assegnazione. Inutile dire che questa è una squadra abbastanza interessante per Rudy Gobert e Donovan Mitchell su tutti. Però ci sono tanti altri giocatori, Ricky Rubio, Favors, Ingles, che lo stesso Crowder, che una mano ce la potrebbero dare. Soprattutto la cosa che mi preoccupa è, se dovessimo perdere, con che faccia ci presentiamo a giocare contro Gobert, visto quanto soffriamo già Nikola Vucevic? Speriamo bene. Favors against Gobert, goes back up, rebounded by the Jazz. Grande difesa di Gobert. Gobert è un totem, lì sotto. Ma come fai a palleggiarti sui piedi, Spider? Che poi il ragno per me è soltanto Charlie Smith, ma comunque, questa è una chicca per chi seguiva la pallacanestro europea già qualche anno fa. Intanto 3-0, non si fa canestro neanche. Guardalo lì! No, la rimessa in tribuna. Attenzione a Gobert. È un giocatore clamoroso Gobert sotto la canestro, lo vorrei a tutti i costi. La stoppata di Derrick Favors, non si fa canestro mai, però difensivamente ci siamo, Donovan Mitchell in contropiede, stavo dicendo Tony Mitchell, scusate. Gran giocata di Gobert, spalle a canestro. Stiamo soffrendo tanto, troppo. Però ci vedo qualcosa di buono, sinceramente, in questa squadra. Qualche anno fa, oh Rudy Gobert! Dicevo, qualche anno fa, davanti a Ricky Rubio, non ci potevi palleggiare perché te la portava via con nulla. Invece quest'anno non difende niente. Donovan Mitchell, che grande giocatore. Questa squadra, rettifico quello che ho detto, ci farebbe un comodo allucinante, perché Gobert sotto è un muro e poi c'è Donovan Mitchell. Forza Ricky Rubio, a schiacciare? No, l'appoggio. Chiudiamo sotto di 3 il primo quarto. Segnali positivissimi da Gobert e Mitchell. Ci mancano tutti gli altri. Grande palla di Dante Exum per Rudy Gobert, meno uno. E non è un tiratore, ma è un giocatore tosto, Dante Exum. Da quando è entrato ci sta rivoltando la partita. Qui c'era un fallo non fischiato, ma il ragno ne mette altri due. Ragazzi, io questi li voglio, questi li voglio. Grande il tuffo di Dante Exum. Si è rivoltata l'inerzia della partita. Succede di tutto, Ekpe Udoh!
chiudo alla fine, ne mette due per il più 6. Dante Exum contro tutti. Abbiamo subito un parzialone che ha fatto tornare in squadra il computer e adesso dobbiamo mettere un quintettone bassissimo con Ekpe Udo da centro e, se non mi sbaglio, Crowder da ala grande, perché non c'hanno lunghi di riserva i Jets. Tripla in transizione, meno 10. Soffriamo terribilmente la panchina ancora una volta. Fortuna che siamo in bonus, qualche tiro libero Exum lo sta lucrando. Però è un problema, eh. Un problema enorme. Niente da fare, chiudiamo sotto di 10 all'intervallo e sinceramente non è facile. Ma come fai a sbagliare quello? Ci hai fatto impressionare dall'arrivo di Gobert. Buono il canestro di Ingles, ma vale soltanto il meno 13. Non si riesce ad attaccare. Onestamente il problema è in attacco. Donovan Mitchell, di nuovo canestro, ma di nuovo meno 14. E non si riesce a trovare ritmo e continuità. Siamo in difficoltà, meno 16. Onestamente, in attacco non riusciamo a produrre nulla e quindi chiaramente poi diventa problematica. Meno 16, addirittura d'arrivo, l'ultimo quarto di gioco. La tripla di Burks, meno 13, è dura, è durissimo. Gran palla di Exum, la schiacciata di Favors, meno 11. Siamo ancora vivi, ma è sempre più difficile. Dante Exum per il meno 9. Quanta fatica. Adesso è anche stanco Exum. Grande palla per Gobert. Torniamo a meno 11. Donovan Mitchell, meno 9. C'ha un Gatorade grosso come una casa. Qui mi sa che si chiudono le nostre speranze. La tripla di Ingles per crederci ancora, ma e si chiude qua con Rubio che picchia il capo contro, che è successo? Ah, 8 secondi contro i tabelloni pubblicitari. Peccato, veramente veramente un gran peccato, perché questa era una squadra che ci avrebbe fatto un gran comodo. È un gran peccato. Adesso vorrò vedere Gobert e Vucevic come li fermiamo. Sarà sinceramente una gran bella sfida, anche perché ora ormai mi sono sdato, mi sono proprio sdegnato, anche perché dicevo, già soltanto in questa partita di assegnazione, che comunque Gobert del computer giocava contro il nostro Gobert e quindi direi che insomma era un giocatore di pari livello, il nostro Gobert ha preso 10 rimbalzi e il loro ne ha presi 12. Sarà un problema. E allora torniamo sul nostro tabellone per certificare il passaggio degli Utah Jazz al computer, eccolo qua. Ma la cosa soprattutto che mi preoccupa un po' di più è in quest'altra schermata, perché questo è il loro roster aggiornato e sinceramente coi centri non ci mettiamo mano, il povero Joker avrà davvero le mani piene. Poi si sono molto rinforzati anche sugli esterni con Donovan Mitchell, soprattutto hanno una riserva degna adesso di Aaron Gordon.
Non lo so ragazzi, la vedo male. Vediamo come andrà la prossima partita, venerdì prossimo, e poi in ogni caso speriamo di poter andare meglio anche per la prossima assegnazione.